Oggi la visita anche del ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, che ha incontrato il sindaco dell'isola e poi è andato al centro di accoglienza di Contrada Imbriacola. Il nostro inviato Matteo Parlato lo ha intervistato. Sentiamo. Il ministro alle infrastrutture Lupi è venuto a Lampedusa. Una visita che è cominciata a bordo di una motovedetta della Capitaneria. Ma in un momento come questo è anche giusto dare merito e riconoscere a quanti come i nostri militari della Capitaneria di Porto si stanno impegnando per accogliere e salvare vite umane. Non c'è solo questo dato, c'è un dato impressionante. Purtroppo nel 2013 gli sbarchi sono aumentati fino a 13.000 solo nei primi 7 mesi dell'anno e l'impegno della Capitaneria di Porto è costante nel salvataggio delle vite umane. Grazie. Poi è andato al centro di accoglienza dove ora c'è il problema dei profughi che non vogliono essere schedati perché la legge prevede che si debba chiedere asilo nel paese in cui si viene identificati e loro non vogliono rimanere in Italia. Credo che uno Stato come il nostro non possa transigere il fatto che chi viene accolto, chi viene salvato, a chi viene data una accoglienza dignitosa, l'obbligo è quello di farsi identificare. Lo fanno tutti i cittadini italiani, lo fanno chiunque entra nel nostro paese, è una legge non solo italiana ma una legge europea, qualunque sia la ragione, io credo che uno Stato debba far rispettare le sue leggi. Se non vogliono rimanere qui non arrivino in Italia. Cioè, adesso io credo che la questione dell'accoglienza e della dignità della persona per noi è al primo posto. Il governo c'è e farà la sua parte. La Capitaneria di Porto sta facendo la sua parte. Ma non possiamo non transigere, questa è la mia idea personale, ne parlerò anche al ministro Alfano, sul rispetto delle regole.